Principessa, quindi la situazione delle donne, ecco, l'ONU sta facendo tutto quello che è possibile fare? Certamente l'ONU fa molto, però purtroppo non basta, perché bisogna veramente fare di più contro la violenza di ogni tipo, di ogni forma, che non ha confini, contro le donne, discriminazione, eccetera. Bisogna assolutamente unire le forze e fare sempre di più. E questo fa le Nazioni Unite anche con United Nations Women for Peace Association, di cui io sono molto, molto entusiasta di fare da ambasciatrice. Ma dobbiamo fare sempre di più. Principe, abbiamo parlato della situazione in Italia e abbiamo parlato di questa situazione politica dove, insomma, molto confusa, anche le elezioni non hanno portato un risultato certo. Ma se le venisse offerto, di scendere in campo, lei ci penserebbe? Ma che domanda mi fa? No, guardi, io non ho niente contro la politica. Ho soltanto da ridire sul modo in cui si fa la politica, perché se mi chiede di scendere nell'arena politica, le dico con tutta franchezza, non è né la mia natura, perché uno viene subito combattuto, viene subito, come dire, le idee, perché per motivi di, o di gelosia o di ambizioni, è una mentalità che a me non piace, ecco. E in questo caso, allora, dato che lei ha fatto capire che non scenderebbe nell'arena politica, magari ci scende la principessa? Beh, senta, a me mi farebbe piacere, ma perché credo che se uno è in politica può fare la differenza e può riuscire forse a portare avanti qualche progetto, forse più concretamente che se non è in politica. Se te la lasciano fare? Beh, speriamo di sì.